E finirei con invece passando al cinema. Beh, cinema, anche lì i consigli cinematografici sono tanti da darvi. In testa ci metterei Barry Lyndon di Stanley Kubrick, perché è uno dei film magari non più osannati o semplicemente visti di Stanley Kubrick, che invece è a mio avviso il più bello. Ovviamente sono molto belli Arancia Meccanica, Full Metal Jacket, Shining e tantissimi altri, però Dottor Stranamore, però Barry Lyndon è la perfezione, non solo la perfezione tecnico-stilistica per l'uso delle telecamere, per l'uso delle luci, per la fotografia, per i costumi straordinari, ma per l'intensità della storia, per la bravura di Ryan O'Neill e di tutti gli attori, ma per la genialità della storia di questo rampante ex ingenuo che entra nella vita, questo irlandese, nella società inglese, e diventerà un grossissimo personaggio usando tutte le armi a sua disposizione: fascino, spada, pistola, pugnale, tutte, e furbizia. E poi però vedrà la discesa, è il segreto della vita: a volte può andare bene, a volte va male, a volte va bene e va male, bisogna accettare entrambe le cose e il nostro personaggio le accetta, ed è disegnato in maniera favolosa, veramente. Barry Lyndon è uno dei più belli. Blade Runner è un film in cui io ho esitazione a parlare di Blade Runner perché so che tutti conoscono addirittura ogni frame di Blade Runner, perlomeno quelli che l'amano. Certo, voglio più vita è una frase stupenda, abbiamo tutti una data di scadenza, meglio non saperla. Meglio saperla? Non credo, meglio non saperla. Ma certo, se ogni film risponde a una domanda inevasa: chi siamo, dove andiamo, che fine faremo, qual è il senso? E io vado al cinema anche, ma o perlomeno mi piacciono i film e ve li consiglio, quelli che contengono qualcheduna di queste domande. Beh, questo contiene veramente la domanda: chi siamo e chi sono gli altri? Perché, e soprattutto, noi chi siamo? Se il protagonista è un replicante e che in realtà è un cacciatore di replicanti per tutto il film, ma forse colpo di scena è un replicante anche lui, beh, allora veramente dovremmo cercare di capire, guardarci intorno e cercare di capire chi sono gli altri e che cos'è il mondo. E forse il rapporto tra soggetto-oggetto è uno dei cardini della filosofia, anche il motivo per cui adoro questo film, a parte Rutger Hauer, a parte naturalmente Harrison Ford e a parte Pris, quella che la replicante che adoravo. E fra l'altro ho conosciuto Daryl Hannah, ma di questo credo che non vi interessi nulla. Queste sono le sirene che ci stanno portando via, stanno dicendo: attenzione, questo film è molto pericoloso. Le sirene di Blade Runner che arrivano sempre. Altri film: Happiness di Todd Solondz, un ritratto della cosiddetta famiglia borghese molto ipocrita, con uno degli inizi divertentissimi di questi due innamorati che sembrano due innamorati dei Peiné, e poi si dicono delle cose trucide, trucissime, perché lei dice che lo lascia e lui gli dice: tu lasci me, ma tu fai schifo, sono io che lascio te. Insomma, è uno dei film più divertenti, amaro divertenti e poco visti dalla storia del cinema. Poi sicuramente anche Totò Leroux. Totò Leroux, che è un bellissimo film su uno scambio di identità, in cui si suppone che due bambini vengano scambiati a causa di un incendio, e quindi uno ruba la vita all'altro, cioè quello povero ruba la vita a quello ricco, e quello ricco a sua volta viene rapinato dalla sua esistenza fatata. E naturalmente non si capisce bene in questo film dov'è il passato, dov'è il presente, dov'è la realtà. Forse è solo una storia inventata. Fatto sta che lui è innamorato della sorella, che però naturalmente si innamora dell'altro, del ricco, e quindi, e quindi lo odia, alla fine lo ucciderà, ma forse uccide se stesso. Forse tutti siamo due persone, no? Quello che siamo riusciti ad essere e quello che avremmo voluto essere. Probabilmente tutti avremmo voluto essere di successo, ricchi, intelligenti, belli, non sempre capita. Ecco, questo è un film proprio su questa diacronia, con questa musica straordinaria di Charles Trenet degli anni 30. Fantastico film, Totò Leroux, primo film di Jacob van Dormaele, opera prima di uno che inizia da grandissima. Poi
Poi ultima segnalazione, Betty Blue. Betty Blue è un film d'amore, un film Eros e Thanatos, lei bellissima, lui simpatico. Si incontrano e naturalmente sono alla ricerca dell'amore vero, ma dell'amore assoluto, dell'amore totale, quello che non si può trovare, o perlomeno che è difficile trovare, che confina appunto con Thanatos, perché quando vogliamo troppo è. E lei è un po' folle, lui è uno che scrive, ma non riesce a sbarcare il lunario, però si dedica totalmente a lei. Purtroppo lei, man mano che si va avanti, dimostra di avere una rotellina fuori posto, vorrebbe un figlio, non riesce ad averlo. Purtroppo questa maternità mancata, oltre a tutto questo desiderio di assoluto, lei vorrebbe che lui fosse lo scrittore e diventasse quello più famoso, che fosse il più bello, il più ricco, il più orgoglioso, il più tutto. Lui non riesce a essere all'altezza di tante aspirazioni, e alla fine lei in un momento di follia si toglierà un occhio, una cosa brutalissima. E purtroppo proprio in quel momento telefonerà un editore e dirà: ho letto il suo libro. Dopo aver rifiutato sempre i libri di quest'uomo, invece decidono di accettarlo e di pubblicarlo. Il momento della gioia confina con un momento di grande dolore. Lei però non si riprende più, rimane in coma. Lui, per non farla soffrire, in un finale straziante, decide di applicare l'eutanasia e la soffoca con un cuscino. Un film apparentemente duro, in realtà dolcissimo, un film molto romantico, un film anche di sesso, perché di passione, anche che fu censurato, un film di Jean-Jacques Binet molto prezioso, Betty Blue con una Beatrice Dalle bellissima, straordinaria e bravissima, e con un Jean-Luc Anglade che uno poi uscito dal film si ricorda per dolcezza e dedizione. Questi erano i consigli, in generale qualcos'altro avrei potuto dirvi, e qualcos'altro sicuramente mancato di ne. Però sono sicuro che se qualcheduno di questi film o libri o canzoni lo andrete ad ascoltare, è probabile che in qualche maniera entreremo in contatto ugualmente.